Ma quanto costa farsi una bella vacanza in un posto spettacolare come Palermo? Per mia esperienza non vi costerà più di tanto. Per esempio, dove sto alloggiando, che è un Airbnb, è un appartamento suddiviso in stanze molto belle, silenziose, con cesso in comune, cesso però che non è ridotto un cesso, ma devo dire essere un bellissimo cesso, con il bagno in comune, una struttura di tutto rispetto, sto pagando sui 35 euro a notte, colazione inclusa. 35 euro, dunque, l'alloggio. Mangiare fuori, quanto vi costerà a Palermo? Mangiare fuori, anche per mia esperienza, non è stato tanto costoso. Anzi, direi, per la qualità del cibo offerto dalla bellissima città di Palermo, non ho speso più di tanto. Ieri sono andato in una pizzeria, ebbene sì, vi starete chiedendo, starete probabilmente scrivendo un commento: ma Buzzo, come? Vai a mangiare la pizza in una città di mare come Palermo? Sì, a me il pesce sinceramente non piace più di tanto. Dunque sono andato a mangiare in una pizzeria, pizza con antipasto e bevanda, acqua, ho preso un'acqua senza bollicine per rimanere leggero, anche perché fa bene alla salute bere l'acqua. Un pasto completo, pizza, antipasto, bevanda, ho speso 17 euro, che va benissimo, è un prezzo super onesto considerando la qualità del cibo, considerando la qualità, la bellezza della città. Non ho speso tanto. Fare colazione vi costerà anche poco. Mangiare fuori in generale a Palermo costa poco. È una città, per mia esperienza, che sto vedendo costare poco. Vi farete una bellissima vacanza in un posto meraviglioso spendendo poco. Poi dipende da quanti soldi uno ha, però mediamente si presuppone che uno abbia un tot di soldi, che ne so, guadagnate 1.500, 1.600 al mese netti, 2.000 euro netti al mese, e allora a Palermo potete farvi una vacanza a Palermo una volta a settimana. Per esempio, se venite dalla Germania come il sottoscritto, ci sono tanti di quei voli Ryanair che non costano più di tanto, con 30-40 euro. Sono volato da Berlino, non mi pare tanto per un prezzo di un biglietto aereo, e sicuramente potrete volare a Palermo anche da altri posti in Germania, strasicuro. Volete farvi una vacanza, un fine settimana libero avete? Se abitate in Germania, prendete l'aereo, venite nella stupenda Palermo e farete una vacanza stupenda in luoghi meravigliosi pagando veramente poco. Dunque raccomando Palermo, sicuramente una vacanza dal budget stretto, ma dall'offerta grandiosa, direi. Boh, a me, se non si è già capito, Palermo piace una cifra, c'è tutto, mari, monti, natura spettacolare, architettura molto bella, culinariamente anche, l'ho già detto, una favola. Per esempio, se venite dall'aeroporto, atterrate, c'è il treno dall'aeroporto che collega la città di Palermo, viste meravigliose, un treno che va in mezzo alle montagne, avrete le montagne alla vostra destra e il mare alla vostra sinistra. E già come biglietto d'entrata per Palermo capirete subito di cosa si tratta. Il trasporto pubblico anche non è male a Palermo, cioè, non siamo a livello tedesco, cioè, lontano anni luce, però per gli standard
insomma, siculi, se così possiamo dire, non è male, non è male. I mezzi di trasporto non sono male. I bus sono un po' incasinati, ma il treno funziona bene, per esempio, almeno la tratta dall'aeroporto alla città. Per questo video è tutto, dallo scorcio ancora una volta di Palermo, skyline di Palermo. Ciao ragazzi!